Buongiorno a tutti, vi mando questo video dal treno che dovrebbe collegare Bologna a Faenza e poi dopo a Forlì, Cesena, fino a Bari, che è bloccato da 2 ore in stazione a Bologna. Tra l'altro circa un'ora fa è partito facendo poche decine di metri, quindi rendendo anche impossibile per tutti i passeggeri scendere. Questo a causa di un guasto denunciato sulla linea Bologna-Cesena, che sta determinando ritardi appunto di diverse ore per tutti. E ciò sia sulla linea dal mare a Bologna, sia dalla linea da Bologna verso il mare. Allora, al netto del fatto che gli addetti sono gentilissimi e cercano di fare tutto quello che è possibile per mettere a proprio agio i passeggeri, gli utenti e tutti coloro che sono di fatto bloccati e impediti a muoversi su questo treno, la richiesta che faccio è a tutti coloro che si trovano su queste linee e ancor più su coloro che si trovano sulla linea dal mare fino a Bologna, di inviarmi video, di inviarmi notizie, di inviarmi segnalazioni per verificare qual è lo stato di cose. Nei giorni scorsi noi avevamo testimoniato il fatto che sui treni ad alta velocità che collegavano dal mare a Bologna e viceversa, c'erano assembramenti di persone senza mascherine, senza alcun tipo di distanziamento e senza alcun tipo di protezione, e avevamo sollevato un tema che aveva poi portato le autorità a introdurre diverse corse in più. Il risultato poi adesso è questo, cioè vale a dire, ci si trova, chi è un minimo pratico di Bologna riconoscerà probabilmente la zona di Stalingrado sotto cui appunto ci troviamo, e da appunto 2 ore questo treno è fermo, e così come questo decine di altri convogli che dovrebbero collegare verso la Romagna e verso la Riviera tutta, verso la costa e viceversa dalla costa fino a Bologna. Crediamo che questo sia semplicemente inaccettabile, intollerabile, non è evidentemente una critica che rivolgiamo nei confronti degli addetti che sono impegnati, ma che nella settimana centrale di agosto si verifichino disagi e disservizi di questo tipo la dice lunga su come siamo messi. Se magari questo governo desse meno sussidi, meno prebende, meno soldi a pioggia e investisse un po' più sulle infrastrutture, gli italiani si troverebbero in condizioni meno disagiate. Allora, l'appello che faccio a tutti voi è di segnalare che cosa sta avvenendo sui tanti convogli. Alcuni amici, Luca e altri, ce l'hanno già mandato, e la richiesta è di poterle ricevere a tutti, perché evidentemente questa è l'ennesima vicenda che dimostra come siamo messi e non può rimanere impunita. Grazie a tutti.